Allora, abbiamo appena bloccato qua il Presidente del Consiglio, l'amico Endri, e la consigliera Busetto, che tra l'altro reduce dalla cerimonia importante di Pellestrina della commemorazione della... Il fondamento della motonave Zitec. Un piccolo lapsus. Vabbè, prima abbiamo incontrato il Vice Sindaco che ci diceva che questa cosa diciamo la possibilità della liberazione praticamente di questi 39 milioni di euro che prima erano bloccati per il patto di stabilità, e parlava anche di qualche intervento. Ma è vero o è una bufala, Presidente? No, non è assolutamente una bufala, è una bella notizia, una notizia impegnativa, perché c'è anche da dire che i 39 milioni attualmente dovrebbero essere utilizzati nell'arco del 2018, cosa che tutti possono capire è un po' impossibile. Certo che noi ci stiamo già dando da fare per fare il massimo possibile. Logicamente andremo a recuperare tutti quei progetti esistenti per poter realizzare ciò che è realizzabile nell'immediato. Dopo speriamo in una proroga anche nell'anno successivo per poter dar corso a quello che non si riuscirà a fare quest'anno e a quello che abbiamo in mente di fare. Nell'immediato il Vice Sindaco accennava ai ponti, i numerosi ponti di Canal Vena, che sono quasi tutti da restaurare. Certo, quella era già una priorità che avevamo in mente, e non solo quella, perché c'è da dire che dobbiamo anche sistemare un po' di strade. Ci sono le asfaltature. Ma è possibile utilizzare quei soldi? Perché sentivo che era solo per l'investimento però. Sì, però è possibile anche dar corso ai lavori di asfaltatura per alcune strade, quindi adesso stiamo tecnicamente valutando e quindi dovremo avere delle precise indicazioni sia dai settori tecnici che dai settori amministrativi, perché come tutti sappiamo l'utilizzo dei fondi non è sempre di una semplicità come si vorrebbe, però contiamo nell'aiuto della dirigenza del comune, che su queste cose hanno sicuramente la giusta esperienza. Bene, speriamo bene, in bocca al lupo, perché appunto se si riuscisse sarebbe veramente rivoltare la città, riuscire a sistemare tante cose che sono ancora purtroppo bloccate da anni. Cose che saranno sicuramente ben accettate da tutti, perché prima di tutto il bene della nostra città.